Blocco. Ho meglio rovinare la macchina che rovinare. Ma dai. Andiamoci dietro. Boom. 10 mi piace. Non chiediamo tanto. Solo 10 mi piace. Io prossimo video metto la webcam. E ad ogni incidente uno schiaffo. Ma sentite proprio il rumore dello schiaffo. Anzi, la frustata con la cinghia. Ma deve arrivare a 10 mi piace. Non valgono i miei, eh. No, no, neanche i miei, cioè non ce li mettiamo stavolta. 10 mi piace vostri. Dai, sai che perderai. Ma se ho già vinto, solo non lo sapete ancora. Il primo all'aerodromo vince. Non avevamo parlato di strade. Aspetterò il vostro arrivo al garage. Ma non doveva essere una gara amichevole? È così che siamo amichevoli. Ciao a tutti ragazzi, bentornati al nuovo episodio di Need for Speed Payback. Nuovo, il primo episodio di Need for Speed. Allora, premessa che io vengo da Need for Speed Most Wanted. Non ho più... No, che dico? L'ultimo Need for Speed che ho giocato è stato... No, il... Ah, uso lui adesso? Ah, fa tutti i personaggi. Io vengo da Need for Speed. L'ultimo Need for Speed è stato... com'è che si chiama? Undercover. Della Play 3, no? Il primo che hanno fatto della Play 3. Preparatevi al decollo. Scusate se sono fantastico. Ok, finora ci sono andata leggera. BMW, ma io adoro la BMW. Mangioglio, adoro. Senti? Madonna, la BMW, raga. Come quella che ho io in garage. Voto la testa con disapprovazione. Però guido meglio nella realtà. Non so ancora i comandi. Non ci riuscirai la prossima volta. Ti starò sempre davanti, amico. È fatta, Morgan. Guiderai il premio. E cercate di non deludermi. Che cosa vi avevo detto? Lina Navarro è la migliore qui a Silver Rock. Sì, però ha un gran bel ruggito, Rav. L'hai fatta tutta da solo. Con un po' di tempo e di attenzione, un artista può trasformare un rottame in una supercar. D'accordo. Sapete cosa fare? Festa! Pratica! Dai, forza! Praticamente sembra un Fast and Furious. C'è Paul, cioè Brian. La potenza di quest'auto è fuori dal mondo. C'è il cinese, la tipa del cinese. Questa sembra la storia di Tokyo Drift, che ha preso la macchina del padre. No, la macchina. Allora, dai, cosa farai quando
Madonna, bastate che ho frenato un attimo. Guarda che... cioè, guarda. Vabbè, devo un po' abituarmi. Ma è facilissimo. Magari in realtà fosse così. Ma i nostri esistono davvero che si caricano così da soli? No. Ragazzi, scrivete nei commenti se secondo voi, anzi se sapete, se i nostri caricano da soli anche nella realtà o no. Premesso che io non me ne intendo di auto. No? No? Ma... che ne sapevo che si rompevano quei cosi? No, non dovevo cadere, ho perso punti, ne? Vero? Ma io non ho capito quando si carica il nodo, da solo così o quando, non so, prendo la scia o quando faccio i drift. Ragazzi, spiegatemi tutto nei commenti, che sono ignorante. Adoro mangioglio. Ogni banda in città bisogna di avere. Come grafica. Non mi fa parlare. Come grafica sembra un po' finto. Parere personale. Dopo aver visto tipo Gran Turismo. Anche la fortuna. I ricchi giochino pure con carte e dadi. Quelli di noi che sono nati all'ombra dei casinò sfidano la sorte correndo a 200 km all'ora. Tutti in posizione? Jess? Sono fuori dal circuito. Mac? Mac Attack pronto all'azione. Hai chiamato il camion Mac Attack? Se l'ha scelto lui. Rav? Portatevi l'auto e io penso al resto. È ora di diventare ricchi, Tyler. Ecco il nostro obiettivo, c'è lo scommettitore. Guarda qua, è una giornata perfetta per una corsa. Ti ho giocato 4-1 al primo posto. Ora, so che il prototipo non mi deluderà, ma mi chiedo... riuscirai a domarlo? I motori elettrici e il V8 Twin Turbo danno una potenza di... 1500 cavalli. Sì, no problem. Ma che bravo! Hai fatto i compiti, adesso senti. Il secondo posto non mi serve. Capito? Sai il fatto tuo. Non fare casini, campione! Sospetta qualcosa? No, niente. È più bella quella di Driver. La coppia di questo mostro sono no, la Super Mustang di Raven, non le si avvicina nemmeno. Tyler, sei come un fratello per me, ma in questo momento ti odio tantissimo. Pare tu sia il miglior pilota in città, Morgan. Dimostra. Vediamo se riusciamo a domarla. E tu sei. Dai, sembra una cagata. Per adesso. Incontro ad alta velocità. È automatica, no? O è solo la prima? Perché cos'è elettrica? Cos'è? Max, sto arrivando al ritrovo, vedi di essere in posizione. Ci sono quasi. Ah, non ho sentito. Ah, ma non devo romperla. Guidati. O no? Ma se non è veloce, devi darmi una macchina più veloce. Ma. Fregato. No! Io pensavo che erano. Che erano muri invisibili. Bravo. Piattaforma di lancio pronta. Ah. E la Madonna. Saltare con un hypercar da 2 milioni. C'è proprio. Un'altra volta quanto ti odio. Stai guidando la nostra vetta. Cosa? Ah, pensavo avessi una grafica. Guarda. Gesso, la polizia dietro. Non fermarti, arrivo subito. Allora, poi ti darò il giudizio, eh. Qualsiasi cosa tu abbia in mente, fermati. Devi riportarti l'auto. Però la polizia americana è bastarda, eh. Jess?
Madonna. Ci sono, campione. Sembra fatta di una roba indistruttibile. Fuori una, resta metà distretto. Deve si buttare fuori. Sente però la differenza. Sì, adesso si sente però la differenza tra quell'auto di prima e questa. Sì. Blocco. Ah. Che cazzo ne so. Oh, roba che manco la mia, neanche un graffio. Cioè, ma che cazzo di blocchi sono? Mi lasciano lo spazio. Manco James. Manco James Bond. Portiamo il premio a Rab. Portala a casa, amico. Verrò impegnati di sbirri, dai. Vai! Spericolato. Vabbè. Sono il miglior pilota in. Cioè, mancava tanto così. Ma che diavolo? Che succede? Sto arrivando. Bambino di casa. Guarda come si apre lo sportello. Figata. I piloti sono qui, li ho visti con quell'auto. Grazie, agente. Che cosa hai fatto? Rav non ti ha detto che c'è sotto quel cofano? I miei compratori pagheranno una fortuna. Giuro che te la farò pagare, Navarro. Sbirri in arrivo. La loggia manda i suoi saluti. Cosa è successo? Navarro. Mac, aiutalo. Io attiro gli sbirri. Ma... vai! Mo? Tyler, cosa stai facendo? Adesso guido bene, eh. Quello è il mio lavoro, digati. I poliziotti lo capiscono. Guarda, guarda, guarda. Blocco. Ma adesso basta. Non prendermi. Vieni davanti a te, gira a destra. Mi ha descente. Ah, l'ho preso. Dai, ormai mi sono abituato. Oh, mi fanno anche pena, non li voglio neanche rovinare. Sai che non mi viene. Bello che la mia non si fa niente. Non è che dopo sto gioco prendo la mania, adesso prendo l'auto, faccio Need for Speed al vivo. Ah. Mi ha raddrizzato. No, non va più. Non importa, Rav sta bene? Non lo so, non importa, dice. Ce la farà. Sì, hai ragione. Deve farcela. O meglio rovinare la macchina che rovinare... Ma dai! È vero! Non vedo gli sbirri. No, era nel... Sì, nell'uno, nell'uno. Ma non hai il momento di rilassarti. Sì, sì, anche... Anche nel 2, però soprattutto nel 1, è vero. Quelle gare lì. Cesso, un'auto ci vietta alle spalle. Dai, dai. Da dove sono sfocate? Vero, vero. Mi stanno ingabbiando. Ah, è la sfida. Sei. Vieni fuori, dai. E qua è nuova la macchina. Dov'è l'auto? Lina Navarro. Ci ha ingannati e l'ha data alla loggia. Davvero? Non mi servi a niente. Beh, buon carcere. Anche se... vorrai vendetta. E anch'io. Sì, funzionerà. Sarai il mio asso, ma sarò io a giocare le carte. Di cosa stai parlando? Le senti le sirene? O vai in galera oppure... lavori per me, vivi, mangi e guidi quando lo dico io. E al momento giusto, avrai ciò che vuoi. Ho altra scelta. C'è sempre un'altra scelta. Sali. Diciamo che accosti accanto a un bel bolide.
Cosa pensi? Quanto costa? Quanto ci mette a fare da 0 a 100? Io penso ad altro. Penso al potenziale, agli equilibri in gioco, all'istante in cui rischierò qualsiasi cosa. Io mi vedo che vinco tutto. Morgan! Il capo vuole l'auto! Sì. Arrivo subito. Allora, cerchiamo di portargliela tutta intera. Oggi il capo vedrà un pezzo grosso della lotta. Raga, mi raccomando, 10 mi piace. Oh no! Ah no, sì. Ah, devo usarlo. L'autovelo! Cavolo, che spettacolo! Ah, devo fare. Cosa devo fare? Che ne dici? Posso darti il numero di utenzione? Non mi interessa. Devo andare il più veloce possibile, no? E sto andando più veloce che posso. Guida da Brian. È quello che sto facendo, non vedi? Andiamoci dentro. Andiamoci dentro. Forse sì. Allora, tu per l'altro bene. Ok, boh, quello che. Io sto andando più veloce che posso. Viene talmente veloce che fa la porta per vedere niente che è già passato. Adesso vediamo. Dov'è la mia? Ecco perché la tua banda mi ha mandato. Non è così. Corri, corri! Un colpo perfetto andato. Allora, mi sto un attimo concentrando perché non voglio sbagliare né strada. Devo farlo caricare bene il nostro, perché sennò se continuo a fare così. Lo prendo per un sì. Ora torna qui, prima che ti licenzi. Ah boh, così sono andato proprio a sbattere. Navarro, che vuole? Il tempo stringe, Weir. Vendi il casino o ce lo prenderemo. Bella chiacchierata. Ehi. Ti sei divertito, Tyler? Senti, non è il momento. Decido io quando fare una mossa. Sono passati 6 mesi. Scendi. E se trovo anche solo un graffietto, ti sbatto in servizio al camion dei rifiuti. A domani, campione! Ok, Ty. Si va a casa. Ah, è tempo di arrivare a casa e potrò togliermi questi vestiti. La F-Type che hai guidato io. Ah, ecco come si guardava indietro. Io non ho danneggiato la giacca. Non faccio io le regole. Come che si guardava? Dammi una mano, amico. Questo è Clarkson. Polizia. Ma voi non siete come loro, vero? Voi siete piloti. Chi di voi domerà questa città? Chi di voi saprà leggere? Ah, ma stai seguendo il Dio. Polizia. Pensate di Allora, stavo dicendo. Dovrei essere da fuori. Ah, già arrivato. Con lo scommettitore spreco tempo. Però che palle il tempo. Sono Ty. A proposito di quelle corse, dammi il numero. Ok, che questo video può concludersi qui. Lasciate, come cazzo si faceva? Non so manco fare. Direi che questo video può concludersi qui. Lasciate un mi piace, un commento e ricordate, a 10 mi piace webcam con cinghiata sul culo ad ogni, non so, ogni incidente che faccio. E ciao.